concorso Le Vene della Memoria abbiamo deciso di intervistarla per raccontarci della Seconda Guerra Mondiale. Io mi chiamo Patrizia Giuseppa, nata 9 novembre 37. Quanti anni avevo quando è iniziata la guerra? 5 anni. Dove abitavate? Bevagna, Toro del Colle. Quanti anni avevate quando cioè iniziava 5 anni? 5 anni. E come avete appreso la notizia? Male. E da come avete percepito? Dai lustroni, delle bombe, dei rumori, ecco tutto ciò. C'avevamo grande paura, tremore, paura. Dove vi rifugiavate? Sotto le grotte, dentro le grotte. E queste grotte da chi? Erano fatte di pietra dai nostri nonni vecchi. Cosa mangiavate? Di tutto. Fave, fagioli, ceci, verdura, carne, niente. Il pane ce l'avevate? Anche poco, è morbido. Quali erano le tue paure? Di morire. Hai conosciuto delle persone che hanno combattuto? Sì. I tuoi parenti? I nostri nonni, i parenti. E se qualcuno tipo si faceva male durante un combattimento o si ammalava, c'era possibilità di guarigione? Se facevano fasciature, pomade, che non c'erano, però quello che si trovava. Era più che morivano oppure che vissero? Dipende come erano feriti. Quanti anni aveva quando è finita la seconda guerra? 5 anni e mezzo, 6 circa. Quindi è durata 5 mesi, 6? Beh, sarà durata più pure, io lo ricordo. Come avete fatto, come avete reagito quando la guerra è finita? Lo siamo festeggiato. Ricordo che facevamo festa, se faceva i balli fuori in campagna così. Mi ricordo il bombardamento, non ci avevamo tanta paura, se nascondevamo l'ospedalicchio di Perugia, non ricordo, ecco tutto. Come era successo? Di notte, di giorno? Avevate capito che era iniziata? La mattina, però tutto il giorno, quel paese che si bombardavano, con la paura si avvicinavano da noi e poi è finita così. E quando... E alla fine sono arrivati pure... Chi è che vi bombardava? I tedeschi. E dopo ripassavano sulle case e prendevano quello che trovavano. E quanti, eravate parecchi, parecchi feriti sono stati? Da abbastanza. E i resti di bombe sono stati ritrovati, sì. Grazie della partecipazione, con questo chiudiamo.